Salve a tutti amici di Apuglia Hotel, benvenuti a questa nuova puntata degli itinerari di Puglia. Oggi con il nostro amico Dario Durante vi parliamo della città delle ceramiche, ovvero di Grottaglie. Allora, Grottaglie è un paese, una cittadina vicina in provincia di Taranto, a una ventina di chilometri, da Taranto. Ma è anche molto vicina a una dei nostri a uno dei nostri hotel. Vi faccio vedere la cartina dove vi riporto appunto la distanza dal nostro country resort Città Bianca. Molto vicina, quindi una città piena di attrattive da scoprire, di particolarità. Quindi, amici di Apuglia Hotel, vi ho preparato una cartina che vi mostra la strada dal nostro country resort Città Bianca di Ostuni alla città di Grottaglie. È una città su una collina vicino Taranto e il più antico e fiorente centro di produzione della ceramica in Puglia. È vero, Dario? Sì, c'è un bellissimo e molto grande quartiere delle ceramiche, sovrastato da questo castello episcopio del XV secolo, dove si trovano laboratori, botteghe e i forni per la cottura delle ceramiche. Questi spazi si trovano o all'interno di caverne, oppure ipogee, perché quel territorio è percorso da una gravina che è un'incisione erosiva come un canyon americano. Ecco, qui è all'interno di una bottega e abbiamo diverse produzioni. Ci sono due diverse produzioni. Una, diciamo, un po' più artistica, smaltata di bianco, che ormai decora e fa da arredo nelle nostre case. C'è una foto un po' più avanti di questa ceramica. Ecco, questa è la lavorazione. E poi ecco qui, una ceramica smaltata di bianco, di varie forme, che serve a decorare le nostre case, gli interni. È una decorazione d'arredamento. E poi una produzione più legata al popolare, al rustico e alla civiltà contadina, più legata a quelle che sono i recipienti per la conservazione del grano, dell'olio e del vino, chiamati capasoni. Ma il marchio particolare di questi utensili grottagliesi è questo galletto tipico che vi faccio vedere qui, e questi colori smaltati di ocra, di verde, di blu e di giallo magenta. Però Nazareno Grottaglie da alcuni anni è Esattamente, famosa. dal 2008, Sì, è famosa per Grottaglie un'altra cosa. è famosa per un'altra cosa, per questo festival di arte, di street art in particolare, è Sì, vero? di street art contemporanea che si è avuto fra il 2005 e il 2012, che ha segnato profondamente il volto della città. Questo festival è stato organizzato dallo studio Cromi di Angelo Milano in collaborazione con numerosissimi artisti. Gli artisti si esprimono liberamente,
non si hanno delle commissioni precise, ma l'espressione è libera, appunto, e si condividono e si cerca anche di risolvere e di dibattere su quelle che sono le problematiche del Mezzogiorno. Qui abbiamo vari murales molto colorati che sfruttano grandi pareti, quindi degli spazi ampi, che vanno a proporre delle tematiche diverse. E abbiamo forse un video di un artista famosissimo, Erika Il Cane, che va a rielaborare il simbolo di Crotaglie, che è il galletto che vi ho fatto vedere prima. Ecco, adesso abbiamo a disposizione il video e ve lo facciamo vedere. Ovviamente quella grottagliese è una derivazione della grande street art e mondiale, quella nata col graffitismo negli anni 70 in America, con la contestazione giovanile che si ispira alla pop art. Uno dei famosi street art mondiale è Keith Haring, che inizia i suoi lavori nella metropolitana di New York con dei gessetti bianchi, con quello stile inconfondibile che ne fa uno dei cardini principali di questa arte e uno degli esponenti principali della contestazione americana, e si rivolge a un pubblico vastissimo e tratta tematiche quali la violenza, la discriminazione, la sessualità e la violenza di genere. Qui a Grottaglie, vedete, ritornano questi temi con Nunca. Questa è una critica alla società capitalistica e a questa produzione, no? Quasi, diciamo, frenetica del denaro. Certo, beh, sicuramente nel territorio tarantino, come in molte parti d'Italia, la tematica più importante è sicuramente quella ambientale. Sì, qui Blue, che è un artista famosissimo, citato anche nell'enciclopedia Treccani, ecco, fa vedere una torta che all'apparenza è una bella torta, ma se la tagliamo è una torta tossica che, diciamo che fa vedere dei rifiuti tossici, perché in quel periodo, siamo nel 2008, a Grottaglie si prendeva in considerazione, ahimè, la possibilità di fare una discarica tossica nelle vicinanze. Fortunatamente poi questo non è avvenuto. E dopo questo festival, come si è evoluta la street art a Grottaglie, Dario? Sì, abbiamo avuto una street art un po' più leggera che lascia le tematiche impegnate e si butta sulla rappresentazione dei cartoni animati nelle vie del centro storico. Quindi va a fare leva sui nostri ricordi e sull'infanzia con cartoni animati e manga giapponesi. Cici la Trottola, Lupin, la dottoressa Kenji Kenji, Heidi, Pollon, la famosa bambina abitante dell'Olimpo, ecco l'uomo tigre. Qual era il tuo preferito?
Ma sicuramente Lupin è rimasto nel mio cuore proprio come di bambino, ecco, e le sue avventure. Sicuramente, ecco, diamo un consiglio. Perché un turista, un viaggiatore dovrebbe avventurarsi per le strade di Grottaglie a guardare questi murales, secondo te, Dario? Beh, innanzitutto il centro storico, il quartiere delle ceramiche, è bello passeggiare all'interno di essi, perché sono rimasti intatti. Poi c'è l'opportunità di fare questi selfie con questi murales e poi c'è la possibilità di comprare caratteristico gadget di ceramica, che è questo. È il cosiddetto pugno grottagliese, cioè un oggetto a forma di pigna decorato ai porti che ha un valore apotropaico, scaccia il maligno e un portafortuna che nelle case grottagliese viene messo ancora sul portone di casa e sui balconi, finamente intarsiati e decorati con il ferro battuto. È vero, i nostri paesi sono spesso ancora legati giustamente a queste tradizioni che ne fanno parte della cultura popolare della Puglia tutta. In particolare Grottaglie, essendo anche zona di produzione, chi passeggia per le strade può apprezzare visivamente e subito questi segni del tempo, un po' come i segni che troviamo sui trulli di Alberobello, un po' come il biancore della città di Ostuni. Ecco, Sì, i sono. laboratori sono accessibili al pubblico. C'è anche un bellissimo laboratorio di fischietti di terracotta e nel castello c'è una mostra permanente dei presepi fatti in ceramica a Grottaglie, perché c'è un concorso annuale e c'è anche un museo interessante della ceramica che va dal periodo medievale ai nostri giorni. Io vi lascerò ovviamente tutti i link in descrizione per tutti gli amici di Apuglia Hotel che ci verranno a trovare e avranno la voglia di fare un salto in questa cittadina magica di Grottaglie, appunto molto vicina alle nostre strutture e molto semplice da visitare, nonché caratteristica. Bene, io ringrazio Dario per questa puntata fuori dalle righe. Rispetto, ecco, ci saluta col suo galletto. Guarda, anch'io adesso, anch'io mi ero preparato il mio pomo, eccolo qui, per mostrarlo a tutti gli amici. Noi siamo pugliesi doc e quindi abbiamo i nostri amuleti. Va bene. Ringrazio ancora Dario, vi invito a seguirlo sulle sue pagine Instagram e sul blog diariodellarte.it, dove vi lascio tutti i link per seguire tutto quello che abbiamo detto in questa puntata. Un saluto a Dario, un saluto a tutti gli amici di Apuglia Hotel. Alla prossima.